Ciao ragazzi, in questa seconda parte del video vediamo come creare un'immagine di copertina, no, non di copertina, di profilo per YouTube. Ebbene, prepararsi prima di iniziare una lista di colori così, per rendere tutto più preciso. Andiamo a creare un nuovo documento. Ora un attimo che il programma si apre. Sì. Nuovo. Mettiamo misura pixel come nel video precedente. Misura 878 per... stessa cosa anche di sotto. Sì, è perfetto. Qui abbiamo la nostra barra di colori. Bene, per il momento la possiamo lasciare anche fuori così. La riprendiamo in un secondo momento. Andiamo a personalizzare l'immagine di profilo. Sempre una cosa molto semplice e veloce. Possiamo naturalmente fare anche così. No, va bene anche così su per giù. Tanto è solo questa parte qui centrale che si vede qua dentro l'immagine. I bordi su per giù non è che sono importantissimi. Andiamo a riprendere la lista dei colori. Solamente selezioniamo questo colore così. Si fa la stessa cosa con questo di sotto. E poi andiamo a prendere questo colore qui. Si fa la stessa cosa per i quattro punti così. Naturalmente non è uguale ai colori dell'altro video, ma su per giù tanto è un giusto per vedere come funziona. Qui ci possiamo aggiungere una figura qualsiasi. Naturalmente
bene anche solo un testo così. Assicuratevi che sia ben centrata così. Solamente per fare una cosa un pochino più bellina, si personalizza il testo. Naturalmente incolliamo quello di prima. Ne mettiamo uno differente così. Poi volendo ci si può aggiungere anche qualche figura, ma mi sembra già carina che è così. Si può sempre usare questi colori qui che sono sempre fatto. Una cosa molto semplice e veloce, come sempre. Volendoci si può aggiungere qualche bordo così. Insomma, una cosa così, via, finito, sì, va bene. Esportiamo l'immagine.
Vediamo un'anteprima. Perfetta. Andiamo a caricare l'immagine sul profilo di YouTube. Vediamo se tutto funziona bene. Clicchiamo qui, modifica. Ecco fatto. Cliccando su fine, la procedura è fatta. E anche questo abbiamo. È fatta, via. Alla prossima!